e naturalmente tra poco andremo a vivere le emozioni di quello che è l'ultimo giro. Per quanto riguarda la testa della corsa, troviamo Matteo Ambrosini, team Colpack Ballan. Matteo Ambrosini è un ex, è un corridore veneto, Vicenza, è un ex pattinatore, ha vinto dei titoli italiani di pattinaggio su ghiaccio ed è stato convocato in azzurro per le gare anche di Coppa del Mondo. Poi la passione per il ciclismo ha prevalso e si è iscritto con una squadra amatori, ha corso le prime gare juniores, ha vinto, è stato visto da dal direttore sportivo della Colpack Ballan Bevilacqua, che gli ha offerto uno stage di 3 giorni e poi è stato tesserato da dilettante. Pensate alle storie naturalmente che si accumulano nel ciclismo con questo ragazzo e con tanta voglia di fare bene. 9 uomini alla comando stanno scendendo adesso verso il campo sportivo, transitano i 4 più immediati inseguitori, Galimberti ancora all'interno, passano in questo istante i 4 più immediati inseguitori sul traguardo di Capodarco. Vediamo Fabio Luna, il presidente del CONI, che applaude il passaggio dei corridori. Lui da ex ciclista ci tiene notevolmente, ha partecipato anche, se non erro, a 2-3 edizioni di Capodarco anni 70 e si ricorda benissimo questa gara. C'è anche in come ospite il vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana Cazzaniga, c'è il presidente regionale Lino Secchi, insomma c'è un parterre davvero molto importante con il senatore Razzi e con tanti tanti ospiti. Intanto ci ha raggiunto anche il presidente della regione Francesco Acquaroli, che al momento della presentazione lo scorso 1 agosto alla Regione Marche aveva detto ci sarò a Capodarco e ha mantenuto la sua parola. Tornando alla testa della corsa e andando a vedere cosa naturalmente hanno realizzato a livello dei risultati quest'anno questi ragazzi, troviamo Filippo D'Aiuto della General Store, che nel 2021 è arrivato al secondo posto nella prima tappa del Giro del Friuli, poi qualche problemino, però man mano sta facendo bene. Parliamo anche del danese Andreas Foldager della BS Carrera, nel 2022 primo nel trofeo sportivi di Briga, nel 2023 ha corso molto bene il Memorial Polese, trofeo città di San Vendemiano, e ottavo, è arrivato anche ottavo nella tappa del giro Next Gen, la Tavagnaccio Trieste, e ha partecipato anche al recente mondiale di Glasgow. Nicolò Pettitti, parliamo di questo ragazzo che si è messo in luce 3 giorni or sono vincendo il Gran Premio Sportivi di Poggiana. Lui è il portacolore della CS Rime, che è un altro corridore in questa fuga, che è Federico Iacomoni, che è stato protagonista anche in pianura ed è sicuramente colui che potrà essere riconosciuto come il vero movimentatore della corsa. Quest'anno 5º posto per lui al Gran Premio Industria del Marmo, 6º posto al Gran Premio Liberazione e 5º posto al trofeo Antonetto Rancilio. Tra poco andremo a vedere anche la situazione degli altri che sono in fuga. Qui siamo già con i 9 alla comando, 2, 4, 6, 9 al comando nel tratto pianeggiante. Bella la storia anche di Marco Schlecht, l'austriaco, mentre torniamo a salire verso Capodarco. Da juniores è stato campione austriaco in linea e a cronometro nel 2021. Per quanto riguarda Lamprecht, il corridore belga della Bingol, è arrivato al 32° posto al Gran Premio Sportivi di Poggiana, ma 6° alla Flanders Tomorrow Tour nel 2022. Parliamo anche dello statunitense Kessler della Israel, il corridore nato a Los Angeles, 3° alla Owen Nation Grand Prix e 6° al campionato statunitense Under 23. Poi chiudiamo con Andrea Alfio Bruno della Opla Petroli Firenze, 8° al giro del Medio Brenta quest'anno. Saliamo verso Capodarco per l'ultima volta. Saliamo per l'ultima volta. Intanto si alza sui pedali Matteo Ambrosini, il portacolori della Colpack Ballan, e se ne va, attenzione, se ne va Ambrosini, imbocca il tunnel Ambrosini, quello dell'autostrada, rimane un po' staccato il dorsale 122, Andrea Alfio Bruno, Ambrosini se ne va, attenzione perché se n'è andato il portacolori della Colpack Ballan, se ne va, saliamo con Ambrosini al comando. Tra poco andremo a valutare il vantaggio del corridore vicentino del Veneto Ambrosini, che vuole mettere una sua impronta importante, abbiamo detto, della sua storia da ex pattinatore adesso a ciclista, a un
150 metri di vantaggio su 2, 4, 6, 7 corridori che inseguono. Manca solo l'appello Andrea Alfio Bruno, che si è staccato proprio all'inizio della salita. Ancora Ambrosini davanti, tra poco transiterà allo stand Giuliano Marziali, ha dato la sua botta in questo momento proprio nel tratto all'inizio della salita che porta a Capodarco. Ambrosini ci ha provato ed è riuscito per il momento a fare la differenza. Ambrosini alla comando, dietro vediamo gli inseguitori, due maglie della Sias Rime, quella di Pettitti e quella di Iacomoni. Vediamo quale sarà lo svolgimento della gara. Pedala davvero molto bene, molto bene, molto bene Ambrosini, molto bene il Veneto. Non va nemmeno fuori sella, spinge il rapporto in questo tratto di salita e aumenta il suo vantaggio rispetto ai sette inseguitori. Saliamo verso Capodarco, non manca tanto, non manca tanto. 2 chilometri all'arrivo, 2 chilometri all'arrivo per Ambrosini, per Matteo Ambrosini, Team Colpack, Ballan CSB. Eccolo Ambrosini che ha guadagnato una quindicina di secondi rispetto ai sette più immediati inseguitori. Ambrosini ancora inquadrato dalle nostre telecamere, lanciato verso Capodarco, vuole scrivere una pagina importante, vuole il suo primo successo da Under 23 dopo che ne ha ottenuti a Balanga, però erano le categorie amatori. Lui che è arrivato al ciclismo, dicevamo, dopo il pattinaggio su ghiaccio, è stato azzurro, ha partecipato anche a tanti mondiali, poi il ciclismo è il suo vero amore e oggi sta coronando per il momento quello che è un sogno. Viene affiancato dalla moto con Spinozzi e con Chiappucci, dietro sono in ritardo, aumenta il vantaggio del battistrada, una ventina di secondi, ma non c'è accordo dietro, non c'è accordo, quindi può andare Ambrosini, ha scelto il momento giusto Ambrosini per andarsene, sembra non esserci accordo dietro, rimangono in 5 ad inseguire il leader della corsa, Matteo Ambrosini, corridore veneto, vicentino, il portacolori del Team Colpack Ballan, sta salendo verso Capodarco in un modo stratosferico, ancora di rapporto senza andare fuori sella. Eccolo Matteo Ambrosini che si avvicina a quello che è l'ultimo chilometro, dorsale 63, sempre in fuga oggi Ambrosini, che non doveva nemmeno correre questo Capodarco, poi la colpa che lo ha inserito all'ultimo momento e adesso sta per colorare un sogno, ma non è ancora finita, attenzione, c'è il muro, c'è l'arrivo, tutto può ancora accadere, se dietro si riorganizzano potrebbero andarlo a prendere, ma siamo sul punto delle valutazioni. Il portacolori dunque della Colpack Ballan, Matteo Ambrosini, è atteso sul traguardo anche da coloro che hanno creduto nelle sue doti da ciclista. Il vantaggio adesso scende un po', la fatica si fa sentire, siamo a Capodarco, siamo al triangolo rosso dell'ultimo chilometro per Matteo Ambrosini, ultimo chilometro per il portacolori del Team Colpack Ballan, che sta salendo verso Capodarco per scrivere una pagina importante della sua storia e non solo, e non solo. Ancora pedala bene Ambrosini, adesso il muro sarà un arbitro molto severo per Ambrosini, ma per tutti. Questi sono i 5 più immediati inseguitori d'aiuto: Foldager, Petitti, Schlett e Lambert. Questi sono i 5 più immediati inseguitori che passano adesso sotto la Flan Rouge dell'ultimo chilometro. Davanti sempre Ambrosini a fare l'andatura, non si volta, non controlla il vantaggio, va da solo per vedere come andrà a finire. Ci avviciniamo al muro, gli applausi del pubblico di Capodarco, ma attenzione alle duelle di folla, tra poco le vedremo spuntare sul muro di Capodarco. Abbiamo detto arbitro imparziale, severo naturalmente, perché dopo 179 chilometri transitare sul muro di Capodarco non è mai facile. Dietro rimangono in 4 ad inseguire, sono d'aiuto Foldager, Pettitti e Schreckl, questi sono i 4 più immediati inseguitori del battistrada. Eccolo il muro, attenzione, ci siamo, entra Ambrosini sul muro in questo momento, ultimo sforzo per il vicentino, il portacolore del Team Colpack Ballan, ex pattinatore su ghiaccio, sta per coronare quello che per lui è sicuramente un sogno. Si alza adesso un po' sui pedali e guardate la folla che lo sta attendendo per l'ovazione. Ambrosini sul muro di Capodarco sta per affrontare l'arbitro più severo in questo momento, sa di potercela fare, ha ancora un buon vantaggio rispetto ad aiuto Foldager, Pettitti e Schleck. L'austriaco Marco Schleck sale ancora. Ambrosini si volta adesso, controlla,
sta per arrivare anche lui, ma sono vicini, attenzione, sono vicini anche i quattro più immediati inseguitori. Sono vicini anche i quattro più immediati inseguitori, si gioca tutto sul rettilineo conclusivo. Eccoli i quattro più immediati inseguitori di Ambrosini, la sagoma di Ambrosini, dietro i quattro che provano con la volata lunga a tornare sulle battistrada. Si volta ancora Ambrosini, le forze si stanno esaurendo, ma Ambrosini spinge ancora di rapporto sul mezzo meccanico, 150 metri all'arrivo. Ambrosini si avvicina al sogno, il sogno sta per avverarsi per il corridore veneto. Ambrosini davanti ancora, eccolo con le telecamere fisse. Ambrosini sta per completare la sua gara, va a vincere Ambrosini, vince Matteo Ambrosini. Seconda piazza per Filippo D'Aiuto, poi Anders Foldager, Niccolò Pettitti e poi arriva anche Marco Schlecht. Questi sono i primi 5 arrivati sul traguardo di Capodarco. Arrivano altri corridori, questo è Lambert, Michael Lambert, il belga della Bingol. Arriva adesso Iacomoni, davvero bella la sua prova, il portacolori della Sias Rime, alle sue spalle lo statunitense Cole Kessler, altro corridore in arrivo, e Andrea Alfio Bruno in questo momento che arriva sul traguardo di Capodarco. Poi arrivano altri atleti come Francesco Panuela, arriva Francesco Galimberti della BS Carrera, arrivano anche adesso Raffaele Mosca sul traguardo di Capodarco, arriva anche Raffaele Mosca. Insomma, la vittoria è stata per Matteo Ambrosini, prima vittoria da under 23, e pensate un po', la coglie a Capodarco di Fermo il corridore vicentino con il tempo di 4:19:22. Matteo Ambrosini si aggiudica il 51esimo Gran Premio Capodarco, Comunità di Capodarco. Alle sue spalle Filippo D'Aiuto, General Store SG, poi il danese Anders Foldager della BS Carrera, quarta piazza per Niccolò Pettitti, il vincitore di Poggiana, quinta per Marco Schlecht, l'austriaco della Tirol KTM. Sul podio il vincitore Matteo Ambrosini vestirà la maglia rosa Città di Fermo, mentre per quanto riguarda il secondo classificato Filippo D'Aiuto vestirà la maglia gialla, quella griffata Carifermo. Al terzo classificato Anders Foldager, il danese, andrà la maglia arancione, quella Sollini, mentre per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna la maglia Pua griffata Giovanni Fabiani, calzaturificio Giovanni Fabiani, va a Filippo D'Aiuto. La maglia bianca miglior straniero ad Anders Foldager, il danese, quella della Regione Marche la maglia bianca, mentre la maglia ciclamino dei traguardi volanti va al corridore fermano Anthony Silenzi, quella griffata Chip Ambedo, perché naturalmente chi aveva vinto i traguardi volanti, chi era arrivato secondo, non ha portato a termine la gara, quindi la gara dei traguardi volanti, la maglia ciclamino, è andata a Anthony Silenzi. Adesso andiamo subito a sentire il parere dei protagonisti e dei tanti ospiti e degli organizzatori che oggi potranno essere contenti di questa manifestazione. L'abbraccio tra Ambrosini e Gibosini, la colpa che torna a vincere a Capodarco con Matteo Ambrosini, raccontaci il finale. Sul finale capivo che anche altri miei avversari stavano molto bene, ho cercato di dare meno cambi possibili per riposarmi il più possibile, ci ho creduto fin dall'inizio, fin dalla fuga, anche se siamo andati via molto in anticipo perché mancavano ancora 130 km all'arrivo, ci ho sempre creduto. Appena ho visto che si sono aperti ho detto o provo adesso o basta, perché i miei avversari erano più veloci di me. Ecco, raccontaci anche questo finale così strano. È stata veramente dura, però dopo la testa era dalla mia parte, ci ho sempre creduto, ogni tanto mi giravo dietro, non vedevo nessuno e ci credo sempre di più, ho vinto grazie anche al pubblico che mi ha fatto un tifo molto importante. Che significa questa vittoria per te? Per me significa tutto, perché è la mia prima gara internazionale che vinco in bici, correndo da 2 anni, ho vinto un mese fa il campionato italiano a cronometro squadra, che è stata la mia prima vittoria, e come seconda vittoria una delle più importanti gare della stagione. Filippo, ci siete stati sin dall'inizio della gara, perché fondamentalmente siete partiti, prima eravate in 8, poi eravate in 9, e poi raccontaci il finale, perché praticamente stavate per riprendere il vincitore, ma poi alla fine qualcosa non è andato, come è successo? Allora, c'è un po' di rammarico, perché ovviamente sono felice del secondo posto,
anche perché io non sono uno molto vincente, mi devo confermare, però c'è molto rammarico perché il corridore della Colpac è partito agli ultimi 2 chilometri e non ci siamo guardati. Siamo arrivati sotto lo strappo che avevamo un vantaggio di 20 secondi, all'arrivo stavamo quasi per prenderlo, quindi ho perso la gara perché probabilmente se partivo prima l'avrei potuto riprendere, però è andata così. E niente, questo da morale, non siamo del tutto soddisfatti, però siamo contenti di questo risultato anche, dai. Portarsi a casa però un secondo posto e soprattutto la maglia Pua che indossi adesso in una corsa come questa, è vero, non fa il successo, ma comunque fa qualcosa in più. Sì, sicuramente per un corridore come me che si deve confermare è un gran risultato. E rimane il rammarico del secondo posto. Anders, ci sei stato sin dall'inizio della gara, quando sono partiti gli 8, poi siete rimasti in 9, ma cosa hai pensato nel finale quando quasi siete riusciti a riprendere quello che poi ha vinto Ambrosini? Yeah, I felt pretty good today. It was hot race. Non è stato abbastanza il lavoro che abbiamo fatto per riuscire a provare a prendere Ambrosini, lui è stato comunque molto bravo, è stata una giornata molto tosta, molto calda per noi, ci siamo stati comunque sin dall'inizio, abbiamo provato a fare tanto ma comunque non è stato abbastanza. È una delle tue ultime corse da Under 23, passerai professionista il prossimo anno con la Jayco a Lula, sarai comunque al Tour dell'Avenir, che cosa ti porti da questi anni da Under 23? Ah, yeah, it's at least as much my last year, it's not the last race. Sono sicuramente pronto per andare avanti, per fare il salto nei professionisti, non sono negli Under 23, questa non è la mia ultima corsa ma è una delle ultime corse che faccio di categoria, però sono pronto ad affrontare il grande salto nei professionisti, penso di poter dire la mia. Thank you so much for being here. Presidente della Regione Acquaroli, allora siamo a pochi minuti oramai dal termine di questo 51esimo Gran Premio Capodarco, l'aveva promesso, è arrivato, che emozioni stai vivendo? Bellissima, in un'atmosfera molto estiva e anche vacanziera, l'impatto di questa manifestazione è assolutamente positivo, con entusiasmo e con anche uno sforzo enorme che stanno facendo gli atleti, e credo che sia uno spettacolo che si addice molto a questo territorio e alla vocazione di questo territorio. Ecco, lei non era mai venuto, se l'aspettava così? No, devo dire che mi ha colpito, mi ha sorpreso, mi ha stupito, perché la partecipazione di tutta la popolazione, di tutti i cittadini a questo evento è veramente totale, e soprattutto anche un'organizzazione che è risultata impeccabile. Possiamo dire adesso a tutti gli effetti, dopo la presentazione ufficiale del 1 agosto, Capodarco un evento della Regione Marche. Ma a tutti gli effetti è un evento da valorizzare, perché fa parte a pieno titolo degli eventi importanti della nostra regione. Monsignor Vinicio Albanesi, siamo per concludere anche questa 51esima edizione del Gran Premio Capodarco, quali sono le sue sensazioni? Sensazioni sono buone dopo il Covid, che c'era stato un po' di caduta, di assenza, invece ha ripreso bene, e per quest'anno ho lanciato un'idea, siccome abbiamo dei centri per ragazzi così un po' sbandati, in cerca di identità, di farmi dare un aiuto da queste squadre di calcio, di ciclismo, le quali guardano i risultati ai campioni, però possono essere anche di aiuto ai ragazzi, tipo, non dico amatoriale, ma proprio occupazionale. Però a livello di emozioni anche oggi sono belle. Sono belle perché è un clima familiare ma nazional popolare veramente. Vice prefetto Alessandro De Notari Stefani oggi rappresenta la prefettura di Fermo qui al Gran Premio Capodarco edizione 51. Era stata mai una gara ciclistica e quante emozioni stai vivendo? Beh sì, era stata una gara ciclistica perché sono stata anni fa vicario alla prefettura di Reggio Emilia e passava il Giro d'Italia, quindi abbiamo anche partecipato alle premiazioni. È sempre un'emozione partecipare a queste belle giornate di sport, soprattutto in questo contesto delle Marche così meraviglioso. Oggi gara anche per la solidarietà, adesso la solidarietà è importante
e lo sport si è stato sempre stretto vicino a questa cosa. Assolutamente sì, lo sport e la solidarietà si sposano benissimo in un contesto nel quale tutti devono contribuire a queste azioni di solidarietà, e quindi la prefettura c'è. Lino Setti, presidente regionale, Capodarco edizione numero 51 sta per concludersi. È stata una bella gara con una fuga ad 8, adesso sono in 9, una gara che ha visto 175 corridori al via, 36 formazioni, 11 stranieri, davvero un grande spettacolo. Detto tutto, è tutto vero, più di così credo che non si poteva fare, più di questo Gaetano Gazzoli, Adriano Spinozzi, Simone Gazzoli credo che non potevano fare, con tutti i loro collaboratori, grande pubblico, grande presenza di autorità vicino alla regione, il comune di Fermo, chiaramente tutti i vari sponsor, il CONI regionale, la presenza del vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana ha fatto vedere il livello di questa manifestazione, che è paragonabile a un evento di una grande tappa di un giro di un tour. Quindi si lanciano qui dei ragazzi che potrebbero passare a professionismo, o qualcuno lo sono un po' nelle Continental, ma questi ragazzi che arrivano, gli ultimi nel drappello finale, che si danno la battaglia per la vittoria finale, sono dei ragazzi destinati a un futuro che troveremo e riscontreremo nelle gare a tappe dei giri. Valerio Vespini, primo cittadino di Porto San Giorgio, 51esimo Gran Premio Capodarco, tante emozioni, belle emozioni. Sicuramente è sempre un'emozione essere qui, essere presente e soprattutto essere partecipi di questa bellissima manifestazione che è giunta alla sua 51esima edizione. Un ringraziamento comunque va sempre all'organizzatore, a Gazzoli, a Gaetano, che ha fatto di questa manifestazione la sua vita. Vedere comunque sfrecciare sul lungomare di Porto San Giorgio i ciclisti per noi è una grandissima, oltre che emozione, anche promozione, perché sicuramente Porto San Giorgio vive di questi eventi, vive promozione in diretta sugli eventi turistici. Gaetano Gazzoli, siamo arrivati alla conclusione anche di questa edizione del Gran Premio di Capodarco, anche questa volta un podio pazzesco con dei corridori che passeranno anche professionisti il prossimo anno, questo deve riempirti d'orgoglio ancora di più. Ma penso di sì, dai, è stata una corsa combattuta, è stata, questi ragazzi ce l'hanno messa tutta, vedendo tutto questo pubblico che gli dava la forza, li applaudiva, non si sono arresi. Una fuga, questa fuga era 8 campioni e il gruppo non è riuscito, anche la Bardiani, di poter chiudere questa fuga. È stata forte, è una corsa combattuta. E che ti devo dire, io sono orgoglioso perché al passaggio di Porto San Giorgio lungomare, tutta questa gente a vedere questi ragazzi che pedalava a 50 all'ora, la sabbia che veniva su, è veramente stato uno spettacolo. Un applauso ai ragazzi, ai corridori, e posso dire solo viva il ciclismo. E l'applauso va fatto anche all'organizzazione, Adriano Spinozzi, perché di anno in anno comunque il parterre dei corridori è sempre più importante. Come diceva Gaetano, c'è stata una fuga che è partita all'inizio quando erano appena trascorsi 62 km e siamo arrivati fino quasi ai 180 con gli stessi corridori. Questo dimostra che il livello di anno in anno è sempre più alto. Sì, beh, a gennaio avevamo 65 richieste, dovevamo prendere 35 formazioni, ne abbiamo prese 36, 4 squadre si sono sacrificate con 4 corridori, poi un atleta non è partito all'ultimo momento, sono partiti 175, 36 formazioni, anche questo è un piccolo record perché a livello internazionale, come più diciamo, 76 non possono partecipare, abbiamo scelto le meglio, ci dispiace molto per le altre che nonostante non sono state invitate ci hanno chiamato e ci hanno detto fatto i complimenti e in bocca al lupo per la manifestazione, questo vuol dire che anche quelli che non sono venuti non è che ci sono rimasti male, quindi e poi che dire della gara, è stata una gara a livello tecnico cresciuto tantissimo negli ultimi 10 anni, proprio abbiamo visto che i corridori che arrivano qua nei primi 5, nei primi 10, poi dopo 2-3 anni li rivediamo nelle grandi corse importanti a tappe, Giro d'Italia, Tour de France, quindi per noi è un grande orgoglio a livello organizzativo con tutti i servizi, con tutte le regole che questa corsa è arrivata, perché è partita e poi adesso negli anni purtroppo ci sono delle regole internazionali da confermare a livello tecnico, ciclistico, ma non solo, anche di criticità per quanto riguarda la prefettura, questura di Fermo, l'appoggio della Regione Marche, la Federazione, Provincia, Comune, tutti quanti insieme siamo riusciti a tenere dentro una palla di vetro questa corsa oggi, veramente. Perché anche la Camera di Commercio quest'anno, dopo tanti anni, è entrata a far parte della corsa, sono venuti, ecco. Ha detto no,
non hai prezzo. Questo ci fa veramente piacere. Sì, era questo che volevo, insomma, era difficile mantenere questo livello organizzativo così alto, perché c'è Gaetano, sono io, Simone, insieme a tanti altri collaboratori di Capodarco. Noi non siamo RCS, questa è una gara di livello RCS, come la Gazzetta, e noi non siamo RCS, noi siamo paesani ancora, però riusciamo a stare alle regole professionistiche, perché la corsa è professionistica sotto tutti i punti di vista, anche dei servizi. Questa è una gara che sarà anche, tra virgolette, a livello familiare, ma comunque rientra nel panorama degli eventi internazionali della Regione Marche e del Fermano. A proposito di questo, visto che parliamo di internazionalità, sei di giallo vestito, Claudio Cappucci, perché ormai rientri nell'organizzazione a tutti gli effetti anche tu. La gara l'hai vista in moto, la vedi sempre in moto, a livello tecnico-tattico, come ti è sembrata quest'anno? Beh, è una corsa che comunque ha un bagaglio tecnico importante tra corridori che ambiscono al professionismo e quindi tutti vorrebbero arrivare là. Poi non è così, perché alla fine il percorso finale è veramente duro, la distanza, il caldo, la gioca da padrone, emergono sempre i migliori anche del momento, che sono più in forma. Credo che quello che ha vinto abbia ben meritato, si era giocata bene, è partito in un momento che poteva essere un punto di domanda, però gli altri non hanno capito il momento e ne parlavo prima con qualcuno che è rimasto un po' arrabbiato che poteva giocarsi la vittoria, invece è stato un attimo. Però c'è stata battaglia, come sempre. L'unica cosa è che il gruppo ha sottovalutato molto questa fuga, probabilmente non hanno capito che c'erano anche dei buoni corridori davanti, e dietro c'è stato praticamente una grande selezione tra il gruppo.